Passiamo al movimento del cavallo. Il cavallo ha un movimento molto particolare perché è a L. Inoltre il cavallo ha un'altra particolarità: il cavallo salta i pezzi, quindi appunto il cavallo è ingannevole, dice il tutorial. Sostanzialmente il cavallo fa un movimento praticamente a L, fa un movimento orizzontale e verticale e nella direzione opposta, cioè se è orizzontale poi dopo in verticale e viceversa, oppure si può vedere come un movimento diagonale e uno laterale. Sostanzialmente è un movimento a L, quindi è un movimento che, come possiamo vedere, è a L. Vediamo appunto cosa disegna un cavallo sulla scacchiera. Disegna sostanzialmente un ottagono, quindi praticamente sono 8 caselle, a meno che non sia sul bordo ovviamente, 8 caselle dove il cavallo può andare. Quindi abbiamo la L in questo senso e in questo senso, la L in questo senso e in quest'altro, e così via. Quindi abbiamo queste 8 posizioni. Consiglio di fare degli esperimenti sulla scacchiera per provare e prendere dimestichezza col cavallo. È forse il pezzo più difficile da acquisire, perché appunto ha questo movimento diciamo un po' strano, non è né orizzontale, verticale, né diagonale, è misto, diciamo. E la particolarità del cavallo, come dicevo, è che il cavallo salta, quindi se ci sono dei pezzi il cavallo ha la possibilità di saltarlo. Io sto facendo vedere come appunto è il movimento del cavallo, che abbiamo detto è a L. Quindi andiamo a coprire, in questo caso facciamo così, e andiamo a coprire tutte le posizioni. Allora, qui diciamo è un po' più complesso, ovviamente diciamo in fase iniziale il cavallo probabilmente sarà ostico da padroneggiare, è un pezzo appunto che ha un movimento molto particolare, però posso garantire che nell'arco di poco tempo si dovrebbe riuscire a padroneggiare tranquillamente. Quindi proviamo a fare in questa maniera. Ok, sì, quindi andiamo sempre a L e prendiamo tutti i pezzi. Ok, abbiamo completato il cavallo, passiamo al pedone. Il pedone è il pezzo più semplice della scacchiera, è diciamo la fanteria, diciamo così, è la fanteria. I pedoni sono abbastanza deboli, però hanno anche un grande potenziale, perché il pedone, quando il pedone cammina solo in avanti, quindi solo nella direzione dell'esercito avversario, sostanzialmente, quando il pedone raggiunge l'ultima casella del lato opposto rispetto a quello da cui parte, può diventare un altro pezzo a scelta, e di solito, tranne casi eccezionali, di solito si sceglie la regina. Questo è diciamo nel 99% dei casi avviene così. Quindi il pedone muove di una casella in avanti, quindi vediamo appunto la mossa del pedone. Arrivata all'ultima casella, il pedone può, se ci arriva, può essere promosso, e può essere promosso trasformandolo in un pezzo molto più forte, che può essere la regina, il cavallo, la torre e l'alfiere, ovviamente non il re, ovviamente. Di solito nel 99% dei casi è la regina. Io in questa fase andrei direttamente sulla regina. Ci sono dei casi rarissimi dove conviene per esempio trasformarlo nel cavallo, perché magari contestualmente si fa uno scacco al re proprio in quella posizione in cui c'è la trasformazione, però sono casi veramente rarissimi, per cui diciamo che nel 99,99% dei casi si trasformerà converrà trasformarlo in una regina. E chiaramente la regina, il pedone diventato regina, acquisisce tutte le capacità della regina, quindi ha poi la capacità di diciamo muovere
muoversi con agilità. Per esempio, qui conveniva trasformarla in per esempio, questo il tutorial ci ha fatto un esempio in cui conveniva trasformare in cavallo, per esempio, perché vedo sono i pezzi sono praticamente messi in maniera che è più facile col cavallo. È uno scherzetto che la piattaforma ci ha messo. Allora, qui c'è la particolarità del pedone. Abbiamo detto che il pedone si muove di una posizione in avanti, tranne che quando mangia un pezzo avversario. Quando il pedone mangia un pezzo avversario, si muove in diagonale, a destra o a sinistra. Quindi andiamo in questa posizione e noi possiamo o andare avanti e continuare la nostra strada fino ad arrivare a regina, oppure in alternativa possiamo mangiare lateralmente e quindi possiamo mangiare il pezzo in diagonale. Per esempio, in questo caso noi dobbiamo scegliere se andare in questo verso o in questo verso, sono due, quindi avanzare o diciamo a mangiare. Facciamo ad esempio il caso che noi avanziamo, qui invece andiamo a mangiare, poi ci trasformiamo in regina e mangiamo ovviamente tutto il resto. E quindi abbiamo detto il cavallo, il pedone in diagonale mangia. Io preferisco sempre la regina perché è molto più comoda da gestire. Quindi abbiamo detto i pedoni mangiano in diagonale e avanzano in avanzano in verticale dritto di una posizione. Ovviamente c'è un caso speciale che vedremo più tardi, che è il caso in cui, eccolo qui, il caso in cui il pedone muove non di uno ma di due. Ok, abbiamo detto il pedone muove di uno, ma c'è un solo, c'è un caso in cui muove di due, che è quando si trova sulla prima riga, sulla riga da cui parte, e sarebbe la seconda riga per la precisione, dalla riga da cui parte il pedone, nella posizione iniziale il pedone ha la possibilità di scegliere se avanzare di uno o di due posizioni. In questo caso lo facciamo avanzare di due in modo che andiamo più veloce, e quindi andando più veloce raggiungiamo più velocemente il risultato. Ok, ora qui a questo punto abbiamo queste pedine da avanzare, e quindi abbiamo ecco qui i quattro pedoni che sono avanzati. A questo punto passiamo, abbiamo visto tutti i pezzi, abbiamo visto la torre, l'alfiere, la regina, il re, il cavallo, il pedone. A questo punto passiamo ai fondamenti, quindi passiamo alle catture.